Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qua nel post partita di Parma-Napoli. Dico la verità, io non ho visto la partita, però stavo guidando, però ho sentito la radio cronaca tramite la radio e ho visto un pezzo di partita mentre ero a pranzo a mangiare con i miei amici. Allora, ho visto che la partita è equilibrata all'inizio, primi 5 minuti, dopo il Napoli ha cominciato a spingere, però non riusciva a sbloccare il risultato. Ha avuto tante occasioni nel primo tempo, però non ce l'ha fatta a sbloccare. Un ottimo Napoli che attualmente sono in diretta mentre non è ancora finita la partita, sta vincendo 2-0 contro il Parma. Come dicevo all'inizio, Napoli non riusciva a sbloccare la partita anche se ha fatto tanto possesso palla. Al 63esimo è arrivato il primo gol dalla parte di Mertens dopo un cross dalla destra da parte di Lozano. Ecco che l'Insigne l'ha messo di destro, 1-0 per il Napoli, molto meritato questo vantaggio qua da parte del Napoli. Prima di sbloccare la partita Napoli ha fatto anche il cambio, ha messo anche un nuovo giocatore che ha comprato per 80 milioni di euro, Osimhen, un giocatore validissimo che sta giocando molto bene. Poi nel 67esimo Napoli ha colpito anche un palo da parte di Insigne. Poi il 67esimo il Napoli è riuscito ancora a raddoppiare con Insigne, sempre un errore dalla parte della difesa del Parma. Jacopponi ha fatto un errore grandissimo, Insigne è andato avanti e l'ha buttato dentro. Ecco, un Napoli secondo me che deve stare molto attenti per questo campionato qua. Io in intervista si parla sempre di una lotta tra Inter e Juve, ma secondo me Napoli è un pericolo quasi numero uno per lo scudetto, perché è una rosa validissima, una rosa molto molto forte. Secondo me darà filo da torcere a tutte le squadre in Serie A, perché non guardiamo il Napoli dell'anno scorso che era Ancelotti, è cambiato due allenatori nella stessa stagione. Noi sappiamo bene che quando ci sono troppi cambi di allenatore la squadra non reagisce bene. Quest'anno ha cominciato un progetto con Gattuso e il Napoli, ha comprato i giocatori che vuole lui. Secondo me Gattuso è uno che in difesa è molto molto bravo, però ha anche attaccanti che possono colpire tranquillamente in contropiede come Mertens, come Insigne, come Osimhen, questo giovane qua che secondo me Napoli sarà quasi la favorita numero uno per vincere lo scudetto, secondo me, perché noi parliamo solo da parte mia, tanti interisti parlano solo di Inter oppure da Juve che ha vinto 9 consecutivi, ma secondo me Napoli quest'anno è una candidata molto forte per vincere lo scudetto. Vi saluto, ci vediamo in qualche altra post partita di Serie A. Sono molto contento che sia ripartita la Serie A perché io amo il calcio, mi piace guardare tutte le partite e stasera mi guarderò volentieri anche la Juve. Vediamo cosa fa la Juve. Tanto Napoli si porta al primo posto insieme alla Fiorentina con 3 punti. Ciao a tutti, forza Inter, ci vediamo nel mio prossimo video.